Sono nel mezzo del nulla, penso un po' sopra Fresa Grandinaria. Oggi sono andato completamente a naso e mi sono fermato perché ho trovato una composizione interessante con degli alberi, con un gruppo di alberi, cinque alberi, che sembrano tipo, non lo so, mi danno l'impressione di essere tre figli con i due genitori. Appena l'ho visto passando con la macchina a 5 all'ora perché la strada è disastrata, e ho pensato subito a questa cosa e quindi mi sono fermato. La luce adesso è soffusa perché il sole è coperto dalle nuvole alte, però con un po' di azzurro del cielo in sottofondo ci sta veramente bene. Quindi niente, penso intorno ai 30 mm grosso modo, faccio questo scatto e me ne vado il prima possibile. Questa foto non si è rivelata essere quello che avevo in mente, perché ho avuto tante difficoltà nel bilanciare l'albero in basso, quello che si vede sullo sfondo, e a rendere molto evidente, diciamo, questo raggruppamento diviso in due parti, tra i tre alberi a destra e i due alberi a sinistra. Inoltre la luce non mi ha aiutato perché, anche se era soffusa ed era adatta per quello, non mi ha aiutato a creare separazione tra lo sfondo e il primo piano. E proprio a fianco di questi alberi ho trovato un'altra composizione che sul momento mi sembrava molto bella e in effetti può esserlo sotto le giuste condizioni, ma stavolta non ha funzionato. Questo albero molto interessante con questa forma curvilinea, circondato da altri due alberi che li fanno, diciamo, da contorno, in qualche modo lo incorniciano. Ma l'immagine era decisamente troppo piatta e in questo caso la luce non aiutava a creare separazione fra il soggetto e il resto della scena, che è molto caotica. Quindi questi due primi tentativi della giornata, col senno di poi, si sono rivelati un fallimento. Ma non è finita. È passato un po' di tempo da quando ho registrato l'ultima clip e adesso, come vedete, sono in macchina, sto aspettando perché, continuando sulla strada dissestata di prima, ho trovato una bellissima composizione che comprende due alberi in cima a una collina coltivata a grano e le balle di fieno sparse per il campo. Quindi ho provato a fare uno scatto dal basso, diciamo, dal basso della collina, con la lente telefoto per isolare soltanto gli alberi e le balle. Ma non funziona bene perché il cielo, la luce è già scesa, non colpisce più direttamente il soggetto o i soggetti, ma il cielo è estremamente interessante, quindi sto aspettando che il sole cali per andarmi a mettere là e con la lente grandangolare prendere sia una porzione di cielo che i due soggetti principali. Quindi niente, sono le 7:40, devo aspettare almeno mezz'ora così, e poi posso andare a fare questo scatto. Aspetto che il sole venga giù, sperando che il cielo si illumini. È promettente, ma con la fortuna che ho potrebbe anche non succedere niente. E poi niente, torno a casa. Thank you.